3, 2, 1, facciamo uno snack con le carote, croccante. Ciao e bentornati nella mia cucina. Vogliamo fare uno snack croccante e gustoso con le carote. Una sciccheria. Noi abbiamo comprato un essiccatore, che è una figonata, però potete farlo anche con il forno normale. E in questo caso noi usiamo delle carote semplici, e olio d'oliva, sale e un po' di spezie. Vedrete che sciccheria. Vai. Allora, partiamo col tagliare le carote. Intanto, via testa, ma la coda la potremmo anche tenere così scartiamo meno. E le tagliamo. Noi le tagliamo così, in questa forma. Voi tagliatele come volete, a me piace questa forma qua. Tagliamole tutte e poi vediamo il risultato. Vai. Ora, a questo punto avremo le carote che sono tagliate di circa poco meno di un centimetro, tra mezzo e un centimetro, ma più verso 0,8, diciamo. Per le nostre carote sono dentro un contenitore, prendiamo allora sale, non ne occorre tanto perché poi si asciugherà l'acqua e allora il sale rimarrà e sarà sufficiente, non tantissimo. Un po' d'olio d'oliva, lo stesso, non occorre tanto. Le mitiche, no, le mitologiche qua, spezie, quelle là, quelle lì. Noi abbiamo queste, prendiamo queste. Se avete quelle dell'Ariosto va bene lo stesso, nel senso, noi abbiamo quelle della Wiberg che sono eccezionali, che è un grill barbecue che è buonissimo. Ne mettiamo poco anche di queste, non servono tantissime. E qua. E gli diamo una mescolatina così. Un altro po' d'olio perché forse è troppo poco. Ma perfetto. Giusto, voce fuori campo. Sono buone queste qua. Qua. Ora, il nostro essiccatore ha queste belle placche, ma siccome c'è olio, gli mettiamo un po' di carta che abbiamo già usato anche per l'altro. E qua. E gli stendiamo sopra le carote. Adesso io le metto così e la voce fuori campo intanto stende la placca, giusto, voce fuori campo? Vai. Me la metto qua dentro. E adesso aspetta un attimo, poi facciamo vedere a video. Vai. Allora, questo è il nostro essiccatore. Ci troviamo molto bene. Tra l'altro, guardate che questa è una foglia di cavolo nero che abbiamo essiccato. Questa l'ho fatta senza niente, ma guardate che bella che esce. È fuori molto bella. È da mettere come decorazione. E questa qui, anche se è condita, è fuori buonissima. Abbiamo messo le carote naturalmente stese così. È semplicissimo. Gli diamo una temperatura 60 gradi, dovrebbe andare bene. Qua vedete, stiamo essiccando da alcuni giorni. Abbiamo delle mele, ad esempio. Abbiamo l'ananas. E anche l'ananas deve essere quasi pronto. Buonissimo. Mettiamo dentro le carote, così lui va in automatico. Lo dovremmo lasciare di sicuro 12 ore a 60 gradi e lui intanto va. E lo lasciamo lì che vada. Quando è pronto vi faccio vedere il risultato e vi dico quante ore ci ho impiegato. Vai! Ed eccole qua le nostre carotine essiccate. Mamma, guardate che bellezza! Sono buonissime, dolci e leggermente salate. Uno snack buonissimo. Buone. Ciao!